FuruTec Disc Flattener DF2 è una macchina che serve per restaurare i dischi. È infatti possibile con questa macchina riportare all'originale forma dischi che sono stati ondulati o rovinati nel tempo a causa dell'errato posizionamento degli stessi. Un disco ondulato, come tutti abbiamo provato nella nostra carriera audiofila, è un grave problema. È un problema perché crea delle escursioni ai woofer, una richiesta di potenza non ragionevole, non coerente agli amplificatori, e addirittura a volte può creare dei problemi meccanici veri e propri alla testina, perché alcune ondulazioni portano il corpo della testina addirittura a toccare il vinile. Recuperare questi dischi rovinati è quindi molto spesso un piacere per noi, e per in modo da poter salvaguardare nel tempo il valore venale, ma soprattutto artistico, della nostra discoteca. Ora vi spiego come si procede. La procedura, come vedremo, è piuttosto lunga, quindi vediamo di simularla in modo da poterla far stare in tempi ragionevoli nel film. Anzitutto si accende l'apparato, avremo un messaggio che ci dice sul display, ecco come vediamo ora, che la macchina è pronta a iniziare la procedura. Si apre la macchina, si leva la tela di protezione, si inserisce il disco nell'apposito spindle, si chiude la macchina con i due ganci di sicurezza. A questo punto, premendo il pulsante MOD, si avvia la procedura. Schiacciandolo una volta sola, la macchina comincerà a riscaldare per un'ora e mezza il disco. Questa è la temperatura e il tempo di pressione sul disco che è standard e consigliato per la stragrande maggioranza dei climi. È possibile, premendo due o tre volte questo pulsante, aumentare questo tempo di mezz'ora in mezz'ora fino a un massimo di 2 ore e mezza, che viene consigliato solamente in climi estremamente rigidi o quando l'apparato è in ambienti non riscaldati particolarmente freddi. Quindi, completata questa operazione, sul display vedremo un nuovo messaggio che ci dirà che la macchina sta cominciando la procedura di raffreddamento del disco. Questa procedura durerà 2 ore. E durante tutto questo periodo è assolutamente sconsigliato aprire la macchina, perché si potrebbe rovinare il disco in maniera assolutamente irrecuperabile. Terminata l'operazione di raffreddamento, basterà fare un'operazione inversa a quella precedente ed estrarre il nostro disco perfettamente liscio dalla macchina. La DF2 può lavorare su qualsiasi disco, tranne dischi che abbiano un peso inferiore ai 110 grammi, che sono piuttosto rari. Infatti sono stati esclusivamente prodotti in un periodo molto limitato, tra il 1973 e il 1974, durante il periodo della crisi petrolifera. Infatti in quel periodo il vinile veniva addizionato con alcune sostanze che non permettono il raddrizzamento del disco stesso tramite questo tipo di riscaldamento, e quindi se si operasse su quei dischi li distruggeremo e verrebbero probabilmente irrimediabilmente perduti.